mano. Dai cazzo. 18 hai detto? Già adesso? È il mio numero fortunato, ma che bello. No però, cazzo. Ma porca puttana. Cazzo. Oh. Prima Sprint Car Series al Palacar di Parma e ovviamente il PDM Racing Team non poteva mancare nel parteciparvi il sottoscritto, il Geggone, vedete qui inquadrato, e il Mai, infatti sono cimentati in questo evento, una prima assoluta nel palazzetto della nostra città, un evento di cui adesso andiamo a viscerare evidentemente le caratteristiche, ma questa è evidentemente la pista del Palacart per quei pochi che ancora non la conoscessero. 330 metri per 11 curve, importantissimo il miglior tempo in qualificazione, perché è una pista dove non si può passare, forse probabilmente in questa curva 2 appena passata, che però immette nella parte molto guidata e tecnica della pista, dove è importante essere davanti per difendere la posizione. Questa parte che vedete si va di fatto in pieno scorrimento per poi arrotondare cucendo stretto infine al tornantino numero 6, che immette nella seconda parte mista, dove il tornante di ritorno va cucito molto stretto. Ultime tre curve che poi di fatto dopo la prima impostazione vanno prese in piena per poi tagliare il traguardo, una pista che si gira all'incirca in 30 secondi. Questa Sprint Car Series si sviluppava nel seguente modo: 32 piloti iscritti, batterie composte da 8 piloti, due qualificazioni da 10 minuti per ciascun gruppo, al termine delle quali di fatto il miglior tempo andava a classificare i 32 piloti, che venivano divisi in 8 gruppi, o meglio in 4 gruppi da 8 per le 4 finali: finale D per i più lenti, finale C e B per quelli del midfield e finale A per i mostri sacri, quelli che, spoiler, andranno sotto il 31. Questo è il mio miglior giro della qualificazione 1, che sarà un signor tempo, peraltro migliore anche rispetto all'Endurance 2 settimane prima, 31.254, peraltro prendendo come riferimento il Geggone, e questo tempo mi assicura un secondo posto in batteria, di certo non male per essere la prima Sprint Car Series. E adesso le emozioni del post pista. Buono! Buono! Dai cazzo! 31 e 2. Sono secondo, non so chi c'è il primo. Chi è il primo che ha dato due decimi? Io ho dovuto prendere spazio perché 31 e 2. Io ho fatto 31 e 9. No, ma perché allora hai beccato un po' di traffico, sì. Secondo me, io a un certo punto avevo due più lenti di me, ho detto no, rallento, prendo spazio. Infatti non so se hai visto, c'eri dietro te, l'ho detto rallento. E dopo questo 31 e 254, che appunto è un tempo molto buono per i miei standard, di solito sono sulle 31 medio, 31 basso, si va in qualificazione 2 per provare a migliorare il tempo per avere una posizione ulteriormente importante nella gara, sperando di puntare alla finale A, comunque realisticamente alla finale B. Una qualificazione 2 che però non sarà all'altezza delle aspettative, perché il kart dovrà essere guidato, almeno da me, molto più di fisico rispetto al primo, che era molto più scorrevole. Questo è il miglior giro che mi vedrà registrare un 31 e 457. Non si migliora il tempo della batteria precedente, di conseguenza si tiene buono il 31 e 2, il che significa 12ª posizione assoluta, 4ª posizione della finale B, del quale vediamo la gara integrale. Questa è la griglia di partenza, vi lasciamo alle emozioni precedenti per poi buttarci in gara. The Lights Out al Palacart, parte la finale B della Sprint Car Series, che con 12esimo tempo assoluto ci vede partire in 4ª posizione. Il PDM Racing Team può comunque puntare al podio, siccome il Geggone ha vinto per dispersione la finale C, e qui possiamo puntare a un passo interessante, ma qui il car numero 15 subito commette un errore e può compromettere una gara che potrebbe essere da podio per il passo espresso. Perde il kart l'avversario, poi nel rimettersi stringe verso il muro per avere una ripartenza migliore. Pronti via, già una manovra non propriamente limpida del nostro avversario, ma comunque la gara è lunga, ma non troppo. Sono 12 giri in programma, la metà rispetto a quelli che per esempio si fanno in un Endurance qui al Palacart. Primo giro che vede di fatto conservare la posizione al sottoscritto, che appunto
ha un buon passo. Tutti i piloti in realtà in qualificazione di questa finale B avevano il passo del 31 basso, quelli che non invece in finale A, tolto l'ottavo classificato, saranno tutti sotto il 31, tra cui il Maia, che ovviamente si dimostra un fenomeno anche qui. Dicevamo, per il PDM Racing Team il Geggone ha vinto la finale C per dispersione, qua si può puntare al podio, arrivare comunque nella migliore delle ipotesi, una top 10 assoluta, che 32 piloti di certo non è male. Intanto si chiude il secondo giro, la posizione è invariata, il terzo numero 15 qui esce male da curva 1 e di conseguenza ci si riavvicina, curva 2 può essere un punto di sorpasso, ma la difesa del car numero 15 in questo caso è assolutamente consona. Si arriva alla parte di scorrimento dove io ne ho di più e infatti ci si avvicina, si può provare forse un attacco alla 6, ma evidentemente bisogna essere molto più vicini di così e azzardare una manovra che non sarebbe probabilmente la più cristallina delle tali. Di conseguenza si rimane in quarta posizione e si taglia il traguardo del quarto giro di 12, dunque di fatto andiamo già a un terzo di gara. Curva 1, ci si avvicina ancora una volta, si può provare un attacco alla 2? Probabilmente no, infatti si rimane dietro. Comunque abbiamo guadagnato qualcosina rispetto al card numero 15, mentre davanti il card numero 13 e il primo classificato si involano verso la vittoria di questa finale B, che per intenderci era quella un gradino sotto la finale A. Quindi tanta attenzione, arriva un ingresso che però viene chiuso in questo caso in maniera corretta, alternativo numero 6, che è un punto importante per superare, ma bisogna veramente forzare in alcuni casi. Quinto di 12, nel frattempo questa bagarre ha allontanato il car numero 15, io che sto usando il car numero 18 difendo la quarta posizione dietro, in questo caso a una ragazza con il car numero 11 che comunque in questa parte ne aveva leggermente di più, ma qui arriviamo nella parte di scorrimento dove notoriamente vado che mi inverso, tornantino contatto tra il car numero 11 e il car numero 18, manovra a mio modo di vedere forzatissima da parte del car numero 11, che poteva evidentemente aspettare prima di tentare l'attacco. Si perde una posizione, poi ovviamente questa manovra probabilmente ha fatto riflettere l'avversario, che probabilmente mi ha fatto passare, e di conseguenza si rimette ancora una volta alla posizione consona in questo momento, cioè la quarta. A questo punto deve iniziare un altro tipo di gara. Se prima avevamo un riferimento davanti, cioè il car numero 15, adesso bisogna imprimere un passo simile alla qualificazione, dove ricordo mi sono qualificato in 31.254, che in realtà è molto vicino al leader che aveva fatto 31.1. Comunque, dicevamo prima, i primi tre piloti erano veramente on fire, così come sono on fire io. Giro veloce per tentare una grande rimonta, 31.022, e di conseguenza stacchiamo il car numero 11 e anche il car numero 14, che nel frattempo ha superato il numero 11. Di conseguenza si va avanti alla rincorsa del numero 15 per un podio che comunque sarebbe importantissimo dopo una finale partita non nel migliore dei modi. Ma la gara sta quasi finendo, mancano 5 giri escluso questo prima di tagliare il traguardo. Traguardo del settimo giro, ancora una volta 31.0. Di conseguenza il passo è mostruoso per provare una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Curva 2 si chiude bene, si va subito in trazione all'esterno, mentre nel frattempo da dietro il car numero 14 continua anche lui la sua rimonta, probabilmente prendendomi come riferimento. Andiamo entrambi alla caccia del car numero 15, che si sta ancora una volta avvicinando, segno che io ne ho di più, ma in questa pista, ripeto ancora una volta, è difficilissimo superare, a meno che non ci siano cataclismi o apocalissi vari. Nel frattempo, nono di 12, si va di fatto ai due terzi di gara, curva 1 forse non presa benissimo, il car 15 però si avvicina sempre di più, car numero 15 che ha difeso la terza posizione in un modo abbastanza discutibile, mi verrebbe da dire, in prima tornata, ma comunque con questo passo clamoroso siamo ancora una volta lì, si è in lotta per il podio, mentre nel frattempo il primo classificato ha perso la posizione, il car numero 13 adesso è primo al decimo di 12 e noi siamo in lotta ancora una volta per il podio, l'abbiamo ripreso e di conseguenza è bagarre vera per questi ultimi tre giri al cardiopalma. Curva 2, il car numero 15 va un po' largo, noi stringiamo, ci si avvicina ancora un po', parte di scorrimento che viene affrontata bene da entrambi, si va in curva 6, tutto regolare per ora, il car numero 15 difende la sua posizione, mentre nel frattempo il car numero 13 è ancora in prima posizione, prendendo il traguardo del penultimo giro, ma attenzione perché può arrivare forse l'attacco dell'avversario, mentre qui un piccolo errore in curva 11 ci preclude forse una rimonta. Nel frattempo in curva 2 va largo il car numero 13, entra l'avversario con l'altro tipo di mezzo, mentre qui succede l'irreparabile, uno fa windspin sul muro, si entra in qualche modo, seconda posizione
curva 6 succede l'irreparabile. Il carro numero 13 è entrato in un modo inverecondo andando dritto mentre io ho davanti. Questo errore permette al carro numero 15 di riprendersi la posizione. È successo il macello in penultimo giro con il car che era secondo, che ha superato il car numero 10, che ha fatto Wilfin con l'avversario. Nella bagarre se ne poteva approfittare. Poi un ingresso assassino al penultimo giro mi preclude probabilmente un podio che sarebbe stato turbo meritato. Questo è l'ultimo giro, forse si tenta un attacco, nel frattempo che la camera è andata più giù del normale visto il contatto precedente. Sono comunque le ultime curve per questa gara, che alla fine ci porta una quarta posizione. E c'è il red flag per il sottoscritto, dodicesimo posto assoluto per una prima Sprint Car Series che di certo non è andata malissimo, poteva forse andare meglio, ma è stata una gara comunque molto bella tra bagarre, ingressi non propriamente corretti e comunque delle lotte interessanti come difesa della posizione con il car numero 11 e 14 che qui prova in realtà un ingresso, ma la gara è finita, di conseguenza è bandiera scacchi ed è bandiera scacchi anche su questo video. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo a un prossimo video.